Finstral. Porte, finestre e persiane. A Bassano del Grappa, in via Generale Basso 14. www.finstral.com. Emergenza a casa in città, centinaia le richieste per alloggi ERP dalla regione, oltre 1 milione per riaprire 36 appartamenti inagibili. 72enne di Tezze sul Brenta perde la vita in un incidente nel Bellunese, fuori strada l'auto condotta dal figlio, grave la nuora. Cantieri a Rossano Veneto, in via Roma finiremo inizio novembre, precisa il sindaco, la piazza pedonalizzata nel 2016. A Pozzo Leone l'oasi dedicata alla Madonna del Pedancino di Cismonno, ufficializzato il patto d'amicizia fra i due comuni. Calcio, un super Bassani in Alto Adige, terza vittoria consecutiva e primato in classifica per i giallorossi. Buonasera, benvenuti in Bassano Notizie. Emergenza sul fronte casa in città, aumentano le richieste per alloggi ERP. Intanto la regione ha destinato al comune più di 1 milione di euro, verranno usati per riaprire 36 appartamenti da tempo inagibili. Quasi 300 domande di alloggi pubblici nel 2014, sempre meno da parte di stranieri e sempre più da famiglie italiane vittime della crisi. Una cifra che, seppur in lieve calo, descrive un'emergenza abitativa ancora pesante in città. Ci sono persone sole, ci sono persone anziane, ci sono famiglie monogenitoriali, ma non solo, quindi abbiamo una vasta gamma di persone che ci chiedono un aiuto in questo senso. Il Comune potrà finalmente ridurre la lista di attesa grazie al finanziamento regionale di 1.246.000 euro ottenuto per risanare 36 appartamenti chiusi da troppo tempo. Stiamo parlando quindi di serramenti, di impiantistica, di messa a norma, degli appartamenti che da anni e anni e anni erano chiusi perché inagibili. Il Comune non aveva fondi per ristrutturarli, nel passato si era anche pensato la vendita, ed è ancora una possibilità, la vendita di alcuni appartamenti per finanziare la sistemazione di questi. Una risposta che si affianca ad altri interventi, come il fondo sulla morosità incolpevole per le persone sfrattate dopo aver perso il lavoro. Veniamo incontro o per aiutare a trovare un'altra soluzione oppure per differire o saldare il debito che hanno in atto col proprio locatore. E ancora l'affitto sociale, quindi un accordo tra il proprietario dell'appartamento e l'affittuario insieme con Comune e Caritas per trovare un accordo per abbassare il canone d'affitto e poter accompagnare la persona per 6 mesi, un anno nel pagamento. La cronaca, una gita è finita in tragedia ieri nel Bellunese per una famiglia di Tezze sul Brenta. Un pensionato di 72 anni, Mario Gelaini, è morto a bordo dell'auto guidata dal figlio, uscita di strada lungo la provinciale fra Trichiana e Mella. La vettura, una Volkswagen Polo, ha quasi abbattuto un palo della luce e si è schiantata contro un muretto di recinzione. L'anziano è deceduto sul colpo. Gravemente ferita anche la nuora di 28 anni, trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Traumi più lievi invece per il conducente 31enne e per il figlioletto di appena 8 mesi che era nel sedile posteriore accanto al nonno. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri. Un cittadino albanese di 62 anni, residente a Mussolente, è rimasto seriamente ferito questa mattina poco dopo le 8.30 a Casoni. In sella la sua bicicletta è stato investito da una Opel Astra condotta da una 37enne romena che abita a Loria. Violento l'impatto dovuto alla mancata precedenza all'incrocio tra le vie San Daniele e Monsignor Cuccarollo. L'uomo ha quasi sfondato il parabrezza della vettura, sbalzato sull'asfalto, ha riportato fratture costali multiple. Soccorso dai sanitari del 118, ricoverato in chirurgia al San Bassiano, la prognosi al momento è riservata. Rilievi della polizia locale, consorzio Nord-Est Vicentino. Cambiamo completamente argomento, andiamo a Rossano Veneto. Non si placano le polemiche legate ai lavori in corso. Il sindaco precisa, quelli su via Roma finiscono con i primi di novembre. Quanto alla piazza, verrà pedonalizzata, ma solo l'anno prossimo. I commercianti dovranno portare pazienza fino al 5 di novembre perché il primo tratto è aperto, adesso lavoreranno sul secondo tratto e poi nel tratto finale, il cui lavoro però richiederà solamente una settimana, 10 giorni al massimo. Come scritto a tutti i commercianti già a giugno, entro il 5 di novembre noi contiamo di finire i lavori e di inaugurarli. Dopodiché questi mesi di disagio saranno presto dimenticati e sono sicura che altri commercianti vorranno venire ad aprire una bottega, una piccola attività nella nuova via Roma. Una parola definitiva sulla piazza e sulla discussione pedonale o riaperta le auto?
La piazza, il futuro della piazza di Piazza Duomo sarà un futuro di pedonalizzazione, quindi entro l'anno prossimo sarà definitivamente pedonale. Per il momento, in questo momento transitorio, stiamo vedendo di poterla rendere ancora fruibile alle macchine per abituare, tramite degli escamotage o degli accorgimenti che stiamo vedendo anche con i vigili, la possibilità di abituare i nostri concittadini a parcheggiare anche altrove. A Pozzo Leone inaugurata ieri un'oasi dedicata alla Madonna del Pedancino di Cismon e così si rinsalda il patto d'amicizia fra i due comuni. La Madonna del Pedancino benedice il patto d'amicizia tra Pozzo Leone e Cismon del Grappa, siglato ufficialmente nell'oasi dedicata alla Sacra Effigie. Proprio qui a Friola, in mezzo a un cumulo di detriti, fu ritrovata intatta la statua lignea strappata da una brentana al santuario ai piedi del Monte Incino. Alcuni cismonesi la riconobbero e la riportarono a casa in cambio di un candelabro in argento. Un'amicizia che è lunga nel tempo, appunto risale al 1748 quando è stata ritrovata qui la Madonna del Pedancino di Cismon, ma che oggi trova una reale e formale approvazione attraverso un patto di amicizia siglato tra i due sindaci. All'inaugurazione, nell'ex Ecocento attrezzato con tavoli, panchine e barbecue, grazie a un finanziamento europeo di circa 40.000 euro, anche i rappresentanti delle altre amministrazioni rivierasche. Un invito a lavorare assieme contro i rischi idrogeologici e a sviluppare nuove opportunità turistico-culturali nel solco della tradizione. Il primo storico pellegrinaggio da Friola a Cismon, rievocato l'anno scorso, risale a due secoli fa. Questo si inserisce in un solco di pellegrinaggi che stanno rivitalizzando i nostri territori, quindi vi è anche una possibilità, secondo me, di sviluppo turistico, perché i pellegrini in quest'oasi possono trovare anche dei momenti di ristoro. A Mantova ordinato il nuovo vescovo di Padova, Monsignor Cipolla, che entrerà in diocesi il 18 ottobre. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Sono le promesse che forse meglio esprimono l'essenza che Don Claudio Cipolla intende dare al suo nuovo ministero episcopale nella diocesi di Padova. Un servizio nel solco segnato da Papa Francesco in linea con la sua quotidiana esperienza in parrocchia nella Caritas di Mantova, dove Monsignor Cipolla è cresciuto come uomo e come pastore. Per ciascuna promessa un sì pronunciato e ripetuto con ferma pacatezza nella celebrazione che lo consacra vescovo. Un rito partecipato e solenne presieduto dal vescovo di Mantova, Monsignor Roberto Busti, e concelebrato dal segretario della CEI Nunzio Galantino insieme al Patriarca di Venezia Moraglia. Un rito scandito dai segni e dai simboli di questa particolare liturgia, con Don Claudio prostrato a terra prima della consegna dei Vangeli, dell'anello, della mitra e del bastone pastorale che lo accompagneranno nella sua nuova missione patavina. Con l'imposizione delle mani degli altri vescovi, con le benedizioni e gli incensi, ma anche con gli abbracci e gli applausi che sciolgono il rito e lo fanno diventare condivisione fraterna. Un grande successo ieri, la città dello sport trasferita in Parco Ragazzi del 99. La città dello sport ha trovato la sua giusta collocazione. Lasciate piazze e vie del centro storico, quest'anno l'evento si è spostato in Parco Ragazzi del 99 ed è stato un vero successo. Oltre 2.000 ragazzi che per l'intera giornata hanno animato il parco provando tutti gli sport. Un successo oltre le aspettative, tanto che ad un certo punto a metà pomeriggio erano andati esauriti i cartelli identificativi per i ragazzi iscritti. Non c'era che l'imbarazzo della scelta tra le tante attività proposte, dalle arti marziali alla bicicletta, dal basket al volley, al tennis, al rugby. Presenti 51 diverse società sportive attive nel territorio per qualcosa come 31 diverse discipline. Novità molto gradita di questa decima edizione è la pasta asciutta collettiva offerta a mezzogiorno a tutti i presenti. Anche quest'anno la città dello sport ha rinnovato il sodalizio con la città della speranza. Ad ogni ragazzo che si è iscritto è stato chiesto un euro, una quota di iscrizione simbolica che servirà proprio per dare sostegno alle attività della fondazione che si occupa di bambini meno fortunati dei tanti che ieri si sono impadroniti fino a tarda sera del parco, confermando il successo di una manifestazione tra le più amate di sempre.
Una nuova iniziativa dell'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, stavolta per migliorare la qualità della vita dei pazienti, lezioni di tango. Nel tango ci si conosce attraverso l'abbraccio, disse uno tra i più grandi ballerini argentini. Un forte contatto col partner, ma anche con il proprio mondo interiore, che fa di questa forma artistica un'efficace tecnica terapeutica, sposata dall'Associazione Oncologica San Bassiano Onlus. Dà la possibilità al paziente di recuperare quello che è il contatto con il proprio corpo, ferito dalla malattia, dalla comunicazione della diagnosi, ma allo stesso tempo anche di recuperare una dimensione relazionale con l'altro, che la malattia a volte fa perdere, no, nel percorso. Così alle altre attività offerte per alleviare la solitudine e liberare la mente dal pensiero fisso della malattia, da ottobre si aggiunge un corso di tango. Appuntamento ogni giovedì dalle 18.15 alle 19.30 nella palestra di quartiere Rondò Brenta in città. E, badate bene, insegnare i passi sarà l'ultima preoccupazione degli insegnanti Chiara Bernardi e Stefano Tusin Amadori. Serve a poco, in realtà serve proprio imparare un nuovo linguaggio di comunicazione, quindi imparare ad andare insieme, imparare ad aspettarsi, imparare a essere deciso per quel che riguarda magari l'uomo o il leader, imparare ad ascoltare da parte della donna, anche se poi l'ascolto è di entrambi. Ha appeso il fischietto al chiodo oggi Riccardo Valerio, agente in servizio al comando di polizia locale di Bassano da oltre 36 anni. Il sindaco Poletto e il comandante Emanuele Ruaro lo hanno salutato con una targa. Un po' di pubblicità e poi la bella vittoria del Bassano di ieri, a tra poco. Rieccoci in studio, calcio, gran bella vittoria quella di ieri per il Bassano contro Alto Adige, terza di fila, e per i giallorossi il primato in classifica. Boltano, provincia di Bassano. Per il secondo anno di fila i giallorossi saccheggiano Bove nello stadio Druso, schizzano soli e soletti lassù, in testa alla classifica, che dopo quattro giornate non significa granché, ma qualcosa vuol pur dire, ma più dei numeri stupisce l'autorità con la quale i virtusini passano su un campo considerato ostico per la categoria. Quelli di Sottili non offrono una prestazione lustrina e paillet, ma badano al sodo, rischiano il giusto e insomma afferrano il malloppo senza troppe storie, con la destrezza e la forza di chi sa quello che vuole. Ieri ad esempio, pur senza il leader difensivo Martinelli, capo per un guaio al polpaccio poco prima del via, il soccer team ha portato la prima minaccia al quindicesimo con Candido, murato dal portiere. Quindi al ventunesimo è passato a condurre, angolo di Proietti e capocciata vincente dello stopper Barisona, la prima segnatura da professionista. Quindi al minuto 39, sugli sviluppi di un mischione in area, Falterana ha calciato malamente sul fondo la palla del teorico raddoppio e poi ha provveduto ancora al portiere altoatesino a stoppare la sassata di Iocolano. Nella ripresa Bassano ha tremato un paio di volte, ma Rossi è apparso sempre molto lesto e anzi ancora al minuto 21, come nel primo tempo, una specie di numero magico, la giocata dei due subentranti. Pietri Biasi a innescare Misuraca e quest'ultimo ha freddato di giustezza il portiere con la palla dello 0-2. Poi lo stesso Pietri Biasi ha sfiorato roboante Tris e in ogni caso la Virtus ha ghiacciato la faccenda con estrema disinvoltura e allora, dovendo scegliere necessariamente il migliore di giornata, palma Barison per la sua prima rete a referto. Ma sul podio va l'intera squadra, una formazione in progress costante che sabato aspetta al Cuneo al velodromo alle 15 per provare a decollare e a volare del tutto. E il momento sì dei giallorossi ha convinto la società a riaprire la campagna abbonamenti dopo l'insistenza dei tifosi. C'è tempo fino a sabato con prezzi, peraltro, ridotti al ribasso. Era l'ultima notizia, vi ricordo il sito tvavicenza.it per rivedere Bassano Notizie. Appuntamento, se volete, alle prossime edizioni. Arrivederci. Finstral. Porte, finestre e persiane. A Bassano del Grappa, in via Generale Basso 14. www.finstral.com